Mamma mia, che panorama! Questa era una bomba napalm. Allora, introduction. Siamo qua ad Asolo col mitico Cesio. Se non sapete chi è Cesio, vi lascio il link qua sopra, vedete tutta la sua storia. Africa, Mauritania, Australia, tutto Iraq, catturato in Iraq, di tutto di più. Super moto viaggiatore con la sua TT, che questa è quella dell'Africa, dell'Australia, 60.000 km in Australia con questa. 5 viaggi in Australia. 5 viaggi in Australia con questa, pazzesco. Adesso ve la faccio un po' vedere e poi partiamo per il giro di oggi. Qua siamo ad Asolo, che è bellissimo, io non c'ero mai stato. Sicuramente ci torno perché è veramente una bella città. Perché c'è la casa dell'Eleonora Duse e c'è la casa visitabile di Freya Stark. Conosci Freya Stark? No. Ti sputo in mano. Perché dovevo informare. La rifacciamo. Conosco Freya Stark. La conosci fra gli stessi? Sì, ovvio. No. La più grande viaggiatrice, che è inglese, uh-huh, ha attraversato fra Iran e Iraq. Freya Stark. Freya. Ha scritto bellissimi libri, devi leggerli. Mi informerò. Di viaggi fatti con un mulo da sola, una donnetta. Ma dai. 1,50 m, magra, paura di niente e di nessuno. In mezzo, ma stiamo parlando degli anni 40, bene, 50. Ha attraversato i deserti col mulo. Era a casa qua? Era a casa all'inizio di... sì, con un bellissimo giardino. Raccontami un po' sta moto, unico proprietario... Del 95. Del 95, sì. Yamaha TT 600. Single. Single. 600. Raccontami tutto. S. Allora, serbatoio Cerbis maggiorato, giusto? Sì. Steli rovesciati. Cayaba da 47. Cayaba 47. Mono Ohlins. Ohlin originale da proprio esce così di fabbrica. Cerchi blu perché era blu in origine, giusto? Sì. In origine. Poi il sole dell'Africa. Il sole del deserto l'ha un po' scolorita. Lo ha cotto. Cerchi Nacron. Mai aperto il motore? Mai aperto il motore. In quanti chilometri? È oltre i 100.000. 60 siamo là in Australia. 60.000 siamo in Australia. 5 viaggi in Australia. Due viaggi in Libia, abbiamo fatto le piste della Parigi-Dakar e Mauritania, Senegal. Nessun problema. Il primo viaggio abbiamo fatto Polonia, laghi Masuri e Ucraina e siamo usciti dall'altra parte. Questa appena l'hai presa, che mi hai detto, l'hai portata da Franco Picco? L'ho portata da Franco Picco e mi ha fatto la preparazione del motore Marathon, e valvole maggiorate e albero a cams diverso, più spinto. E questa aveva, mi dicevi, no? Perché poi lo vedete comunque sul video che gli ho fatto in intervista quando andate in Mauritania, aveva un difetto che ha ancora, no? Sul forcellone praticamente. Dimmelo tu, Cesio, cos'è questa aveva? Ah, dei punti di rottura dove sono le viti che tengono il tubo dell'olio del freno dietro. E in condizioni particolarmente gravose, a pieno carico, con carico taniche da 10 di benzina, più tanica da 5 di acqua, più tutta l'attrezzatura, tenda, tutto il resto lì si spezzava. E su dei tulondolè molto pesanti abbiamo avuto il problema che si sono spezzate tutte e tre le moto uguali, tutte e tre sui forcelloni sono partiti. Okay. Un difetto congenito di fabbrica, infatti Franco Picco ne aveva 10 così perché organizzava viaggi in Egitto, tutte e 10 si sono rotte nello stesso punto. Tulondolè sono quei terreni corrugati, giusto? Sì, corrugated, che si chiama in Australia. Bene, adesso noi partiamo da Asolo, andiamo a Magnà e poi operazione grappa. Cioè Cesio mi porta sul Monte Grappa, mi metto che c'è una sterrata un po' stretta. Fattibile, eh? Ma va, è una passeggiata. Fidarsi proprio. Mo' andiamo, va. L'altro mi raccontava Cesio che questa qui non ha batteria, zero. Quindi è proprio basic. Devi trovare il punto morto. Scendi un po' e con tutta la forza che hai della gamba scalzi. Ok, primo colpo, top. Come si dice? Magnà ave magnà. Adesso devo capire come si accende sta cricco, perché Cesio mi fa guidare la sua sacra TT. Adesso devo cercare il punto morto, teoricamente. Come riconosco il punto morto? Giù. Torna su. No, troppo. Torna giù, tutto giù. Torna su un'altra volta. Giù ancora non c'è. Giù, torna su. Con tutta la forza che hai, scalcia giù. Forza. Top.
top a lezione da Cesio. Minchia, sei alta. È alta? Porca troia. Che sound. Senti che elicottero. Po, 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 po. Marce belle morbide, eh? Veramente una bicicletta altissima, veramente altissima. Sì, sembra di essere su un trattore comunque, cioè vibra. Non so come abbia fatto Cesio a farci 1200 km in giornata, vibrare vibra di brutto. Adesso capisco perché dicevano che le moto prima erano moto maschie. Marce molto corte. Comunque si sente tantissimo anche l'impatto dell'aria qua. Tipo adesso a 90 lo sento di brutto rispetto al Transalpa. Non c'è proprio paragone far viaggi con queste moto come magari facevo negli anni 80 e con moto come GS o comunque enduro stradali. Cioè è come passare dal divano a una sala pesi. Tempio del Canova, bellissimo, spettacolare. Che strade sono, bellissime, oh là, che canale. Guarda qua che vista spaziale. Che strade ragazzi, asfaltate di fresco. Che vista da qua. Bellissima! La strada delle Maghe fino a Valle delle Mura. Ok! Che spettacolo! Cioè veramente grappa sconosciuta, non l'avevo mai fatta sta parte. E io che credevo aver visto un buon 80% del grappa, col cacchio! Almeno la metà. Effettivamente il massiccio è enorme. Però pensavo di aver visto le robe più significative. Vabbè, chiaramente il sacrario, l'ossario in cima è da vedere, quello è fondamentale, però questa parte è veramente molto bella, selvaggia. Sì, qua è un po' assurdo che abbiano asfaltato tutto, perché queste erano proprio strade da lasciare sterrate. C'è un odore fortissimo di erba di montagna. Cioè qua siamo per esempio in Val delle Mura, mi diceva Cesio che è immenso, comunque questa è solo una piccola parte. Sterratino basico. Vai vai, chiudo io. Un po' di off ogni tanto. Che spettacolo qua. Mucche al pascolo. Che ambiente, oh! Fantastico! Che bello! Cioè, strade così in Trentino sono vietatissime! Adesso ti porto fino alla fine della Valle delle Mura. Ok? E dopo la strada è sbarata perché stanno lavorando sulle gallerie, altrimenti questa è la collegata con Cima Grappa. Ah, cavolo! Fantastico! Allora, che lingua d'asfalto! Spettacolare. Sì, c'è questa strada più avanti che si collega alla Cadorna, fatta appunto costruire da Luigi Cadorna, che era il comandante in capo dell'esercito, poi sostituito da Armando Diaz dopo Caporetto, che fece costruire quella strada appunto per raggiungere più velocemente le postazioni di combattimento in prima linea. Porca miseria, che strada! Quella è delle meatte. Meatte. Ah.
Ora con queste specie di colline che si richiudono e poi si riaprono, si presta molto comunque a tenere posizioni. Poi considerate che fu luogo appunto di aspri combattimenti, perché era l'ultima cima, è l'ultima montagna come il Pasubio, prima era pianura. Se prendi questo, poi dopo dilaghi nella pianura. Pianura magari fai 30 km in un giorno, in montagna è impossibile. Puoi tenere più spazio con meno persone. Infatti guarda qua come si vede il Grappa e la pianura veneta qua davanti. Eccezionale! Perché in mezzo giù c'è il Piave. Ok. Gli austro-ungarici quando avanzarono arrivavano fino al Piave, quindi un'avanzata mostruosa. Pazzesco. Da qua potevano bombardare ovunque. Ok, ora qua sotto c'è il salto della capra, punto famoso qui sul Grappa, niente di particolare, però ci passiamo. Qua poi non ci siamo fermati ovviamente, però sotto ci sono tutte postazioni in galleria e trinceo ovviamente. Qua è un gruviera, questa era la terraferica. Il Grappa si presta molto a portare su, con questi versanti scoscesi, a portare su merce con le teleferiche, cioè con dei fili d'acciaio a cui attaccavano chiaramente dei pacchi di merce che potevano essere munizioni o anche vettovaglie. Ecco qua il famoso salto della capra. E qua c'è quella bella strapiombona. Spettacolo. E questo è il salto, sì sì. Allora ragazzi, sono qua da Pompone, motoristorante Pompone. Adesso andiamo a vedere, come dicono, un sidecar costruito su una bomba di napalm, da quello che ho capito. Questo qua è immatricolato col nome Pompone. È l'unico. Cioè, questa era una bomba napalm? Questa, un metro e mezzo in più in centro. Ah, qua l'ha tagliata, l'ha ridotta, sì. Quindi in larghezza. Ha ridotto di un metro e mezzo, e siccome che il tipo se geniale era un mio ex cameriere, il cilindro l'ha tagliato a metà, ci ha messo due lamiere di acciaio con i rivetti e ha venduto in una banca, ha venduto come poltrona. Praticamente lui ha trovato questi 20 siluri. E dove l'ha trovati? Da un rigattiere. Erano ma dove? In Germania? In Germania, era un tedesco che viveva qui. Un giorno voleva prendere una lavarda, l'ha mandato qui da me e poi l'ho assunto come cameriere nei due anni, periodo estivo. Parlava veneto anche lui alla fine. Lavarda è russa? La MZ è Germania orientale. Allora questi trovi ancora i ricambi perché sono sempre uguali. Il tappo è, se ti rubano il tappo è come che mi rubano la moto. Ah sì, perché il tappo è introvabile. Vabbè, guarda, quelli lì World sono Trophy oggetti Winner. Sono oggetti di culto. International Six Days 63. Facevano il mondiale di di velocità, Grassetti, pilota italiano e anche di enduro. Quanti chilometri già? 169.000. Ma non pochi. Ma questa è vera plastica? No, è alluminio. Alluminio? Ah, alluminio. Questa è proprio una moto elefante in treff. Guarda che questa è in due tempi, eh. Non è un quattro tempi. Ma dai. Questa va la miscela. Sì, sì, a sì. Due tempi. Mamma mia. Le MZ. Bisogna che spiega perché il ragazzo. Allora. Che sì, che te ne coperto completamente. Il Caballero, sì, là siamo andati in visita. E il Morini, siamo andati a visitare 100 persone. E dopo magari il motore. Eravamo in praticamente il più grande club di moto italiane, però anche con contatti di. Noi non passavamo neanche per le pubbliche relazioni, anzi. Che moto era questa, scusa? Questo è il V4 della Piglia. Ah. Questo è il motore che cos'è Morini, come va? Il motore gigantesco. Ancora, vai da ancora adesso? Sì. 1200. 1200 bicilindrico. Sì. AV. Ma che bestia. Enorme. Ok, siamo passati dal appunto dal ristorante, moto ristorante Pompone, che non conoscevo assolutamente, fantastico, che lui personaggio pieno di cimeli dentro, interessantissimo. E adesso vediamo dove mi porta Cesio, che mi ha spiegato, ma io non conoscendo il Grappa, ma che capisco un cazzo. Allora, qui siamo in località Campo Croce. Qua andiamo su un misto sterratino e asfalto inesistente praticamente. Guarda come erano pavimentate queste strade. Olà. Ecco, per quanto riguarda le gomme, ti capacizza tanto per sterrati così, vanno abbastanza bene. È chiaro che se vuoi star più sicuro, commonti il tassello e stai al top. Bellissimo.
Qua siamo sotto il sacrario praticamente. Allora, qua siamo al Monte Oro, bellissimo, e il giro lo dobbiamo un po' accorciare perché chiaramente siamo un po' fermati lì al ristorante e poi dice Cesio che è un po' rognoso lo sterrato con la moto pesante e le gomme non adatte, quindi torneremo con magari un attimo più leggero e tassello. E eccoci tornati su asfalto, ma bellissime queste deviazioni sterrate. Però ecco, sì, non è proprio lo sterratino da Eroica, è più sterratino da strada militare di Asiago, quindi col tassello sta più sicuro. E questo che vediamo davanti, ragazzi, non so se si vede bene con la GoPro perché ha un grand'angolo pazzesco, ma ci sono un sacco di buchi nel terreno. Qui sono tutti buchi di bombe. E questa curva qua giù che abbiamo davanti a me, quella è la curva della morte. E qua appunto è stato stracombattuto. Guarda che roba qua sotto, tutti i buchi di bombe. Crateri che tormentano il terreno davanti a voi sono i segni delle migliaia di granate che sconvolsero il Monte Grappa oltre 100 anni fa. Dicevo Cesare che questo è il panificio della lepre e c'è gente che parte proprio da casa apposta per venirsi a prendere il pane qua, cotto col forno a legna, quindi un posto per palati mangerecci da consigliare. Guarda laggiù come si vede la valle del Brenta, guarda laggiù come si vede la Valsugana, incredibile che salto, che spettacolo. Attenzione, qua abbiamo un micro guado, idem qua. Bellissimo comunque questo giro, alterni tratti asfalto a tratti sterrato. In mezzo alla natura non abbiamo incontrato praticamente nessuno. Qua l'ha fatta un po' d'acqua, attenzione al guado qui. Voilà, una bomba d'acqua direi dalla quantità di pozzanghere che ci sono per terra. Mamma mia, quanta acqua c'è qua, incredibile. Ostia, qua è proprio un mega lago, micro componente di avventura finale. E praticamente si è formato un fiume in mezzo alla strada, un torrente. Mamma mia che panorama pazzesco, guarda laggiù la Valsugana, incredibile. E laggiù le cime innevate del lago Rai, cioè, panorama della Signora degli Anelli. È uno dei posti veramente più belli che ho visto in moto, fantastico. E guarda dove sbuchiamo, nella parte più stretta della Valsugana. Immagini, questa valle sta scavata completamente da un fiume. Ma guarda che guglie sopra il paese. Ragazzi, chiuso il giro fantastico, devo dire che pensavo che mi avesse portato in qualche stradina del minchia, invece è proprio spettacolo. Bene. Per la traccia GPX chiedete direttamente a lui, il numero è sotto in descrizione. Scherzo. No, non lo so, la traccia GPX non ho idea di dove mi abbia portato. Hai registrato? No, non ho registrato. Allora va bene, ce l'ho io le tracce GPX. Vabbè. Vi perderete sicuro. Ciao ragazzi, ciao, alla prossima. Bene.